Look of the day. Questi capelli ormai sono andati. Sto sopra un po' di olio di cocco. Che te devo dire, che mi stai simpatico? Non mi stai simpatico per un cazzo, mi stai simpatico, ok? Non mi stai simpatico per... Il mondo ancora non se n'è accorto, ecco, vedi? Stendo anche proprio i panni. Devo stare organizzata perché anche se non è una casa vera e propria, è il mio studio, è bellissimo. Per questo ho deciso di documentarlo, perché è strano. Questa è via Campolongo. Che se buggy, com? Dalla terra di nessuno alla terra di... Neanche, Dio. So, neanche lo dici, perché... Non dove la terra di Dio è morto. Vedi che Dio sia morto, è morto davvero. No, Dio non è affatto morto, ma davvero, anzi. E dov'è? E portava pesce surgelato, non so se si può dire questo in intervista, pesce surgelato in una macchina senza cella frigorifera. Che non si può dire? Che doveva... Ragazzi, come potete vedere, Walter sta facendo una scultura 3D di un pene. Fallico. Una scultura fallica. Sicuramente qualcosa del genere. Eccolo qui. Guarda la mano, ti abbiamo schiantato. E manda ma. Con loro due. Manda ma. Belli, abbracciati, sinceri, fantastici e amorevoli. Anche questo, ma qua si vede proprio bene. Ma questa è la legge di Miss. Questa è la legge di Miss. E la rimettiamo, se ne accorge. Sei una brutta persona. Anche qua c'è la corda qua. Va bene, ok. Splendido. Tre, via. E te lo mando su Drive. Ok. Ho appena dato una testata sotto al pizzo di quella fottuta porta del mobile. Stare rincoglionita per terra per 5 minuti. Non esce sangue. Perché io non ho sangue. Cioè, ci sono dei momenti in cui veramente lancerei tutto all'aria e non capisco perché io abbia fatto tutto questo. Tra l'altro, quando hai a che fare con i soldi, si creano inevitabilmente problemi. I soldi sono una specie di calamita per le calamità. Che genio. Hi guys, stamattina sembro la cazzo di Santa Bernardette. Praticamente Vale poi trova sempre la cucina sporca e... Devo cominciare da capo. Deve cominciare da capo e non sa da dove cominciare. Per favore, potresti procurarmi una pistola della spazzatura? So, criminal. No, pistola della spazzatura? Yeah. Sono questi periodi in cui scelgo un capo tipo cartone animato e vorrei averne 200.000 tipo nell'armadio uguali. Maglietta con gli astronauti. Io ho provato ad adattarmi a questo mondo, però non ce la posso fare. Ho capito che non è questo lo scopo, non è questa la strada, anzi è proprio il contrario. È il fatto di dover trovare sempre un compromesso con il mondo, per andargli incontro, per dare te stesso, per prodigarti per questo pazzo di mondo di merda. Perché io voglio annoiare, io voglio appesantire. L'unica cosa che possiamo fare è usare queste cose per il bene piuttosto che per la merda. Cioè, io credo davvero che Dio non è che ti crea in un modo e poi ti vuole in un altro. Cioè, tipo, ora questo lo creo timido, così lui impara la forza. Cioè, ma che stronzata! Quindi devo passare tutta la vita a cercare la forza che è in me. Cabolate! Vuoi fare il CEO? Il CEO dell'agenzia? Il CEO dello studio creativo? Ma che cazzo stai a fare? Ma che cazzo stai a fare? Ma come
cazzo mi ci sono messa in questa storia, come cazzo mi ci sono messa. Hi guys, this is my very look of the what the fuck, ma ancora questa storia. Te mi devi far capire che cazzo aspetti da sta vita per me. Tu mi devi far capire che cazzo c'è in mente ad aprirti un'azienda nel bel mezzo di Maddaloni, provincia di Caserta. Sorry? Più facile riconoscere la Bambuasia, più facile che la gente conosca la Bambuasia piuttosto che Maddaloni. E io? Da dove vengo? Da Caivano. E perciò sono così provinciale, sono come tutti gli altri. Io vi dico provinciali, ma sono la prima provinciale. Addirittura un reality show sulla tua vita. Il bello è che nessuno te lo impedirà, perché tu sei pure pazza. Non stai bene con la testa. E lo sanno tutti. Un disturbo della fantomatica 2019, personalità, globalizzazione. Che disturbo ci deve stare più? Io poi avrei disturbi della personalità. Perché? Perché sogno un mondo diverso, migliore. E tu mi chiami megalomane. Io non sono megalomane, cara Sara. Io non sono megalomane. Io sono realista. C'è bisogno di un nuovo spazio, di una nuova mentalità. Mi dispiace essere così incazzata, ma devo. O anche no. Cioè, nel senso, mi potrei anche calmare. Cioè, nel senso, è un personaggio alla fine. Cioè, io non lo so se sto veramente facendo il personaggio. Diciamo che Pirandello mi aveva avvisato, le cose si sono confuse e adesso siamo qui a fare un cazzo di monologo davanti allo specchio, consapevoli che lo metteremo su YouTube, perché oggi esistono gli YouTubers, gli influencers. Una vera merda. Nel 2019, l'epoca in cui viviamo, io non lo so perché, però ho tanto l'impressione che raccontando di me potrei raccontarvi di un'intera era. Forse sì, sono megalomane a pensare questo. Forse sono solo realista perché in ognuno di noi si nasconde l'universo e si nasconde un racconto di un'intera umana specie, di tutta la storia umana. Nel nostro DNA c'è scritto tutto. Perché non dovremmo tirarlo fuori e raccontarlo? Allora sì, potrebbe essere egocentrismo, megalomania, oppure semplicemente prendere coscienza di quello che si è. Semplicemente volerlo condividere.